Monte Rubiano, un comune in provincia di Fermo, circa 2.500 abitanti, a 463 metri sul livello del mare. Le origini di Monte Rubiano è antichissima. Il suo territorio fu sicuramente abitato nel tardo paleolitico e successivamente nel neolitico da diverse popolazioni italiche, siculi ed umbri. Infine fu insediamento piceno. La leggenda vuole che nel 269 a.C. divenne colonia romana e le fu attribuito il nome di Urbas Urbana o Urbana Civitas, città romana. Alla caduta dell'impero romano subì diverse invasioni barbariche. Lentamente si risollevò per riemergere intorno all'anno 1000 come Castrum Urbani, da cui trarrebbe il suo nome, ipotesi questa in contrasto con quella che vedrebbe la derivazione del nome dalla robbia, pianta anticamente molto diffusa nella zona. Il castello di Monte Rubiano, pur facendo parte dello Stato Pontificio, conobbe le vicissitudini dei liberi comuni. La sua importanza per la posizione strategica non sfuggì al re Ladislao di Napoli, a Carlo di Malatesta di Cesena e Ludovico Migliorati, signori di Fermo, i quali se lo contesero dal 1400 al 1433, anno in cui cadde sotto il dominio di Francesco Sforza, che ampliò e fortificò il perimetro delle mura castellane per 2 chilometri. La dominanza pontificia divenne reale alla fine del 1500, periodo in cui Monte Rubiano conobbe una relativa quiete, fino alla confluenza nello Stato Unitario Italiano 1860. Può visitare, oltre al centro storico, Teatro Pagani 1875, Palazzo Comunale del XIV secolo, Palazzo Nesti 1553, Chiesa Collegiale di Santa Maria dei Letterati, dove all'interno un'Assunzione del Pagani 1539.